cantine, dove la gente la sera andava a bere. Ha messo il cancelletto dove si poteva vendere il vino da di fuori e la gente comprava il vino ma non poteva entrare in cantina. E pensate un po' se al popolo romano questo provvedimento gli andava a bere. La parola cristiana. Li cancelletti. Ma che diavolo Cristo l'ha tentato, sto pontefice nostro benedetto? Dannaccia, se mi strago il cancelletto, quella grazia di Dio che Dio ci ha dato. La sera, Marco, dopo aver sudato, se entrava in santa pace in un buretto, aveva con amici quel concetto e ha rifiatato stomaco assetato. Ne può pensare più sto santo padre, forse aver bene di mortacci sui e quella santa pregna di smale? Qui non si può per mormorare fratello, perché si sa che il padronaccio è lui. Ma in caso lui crepassi, addio cancello. Mi raccomando, niente feste, non venite a Roma perché qua non c'è dei papicanti. A leggere la poesia su Pio VIII abbiamo Fabio. Pio VIII, che fior di papa creno, accidenti, con rispetto di lui il padre Cagamme, bella galanteria da date e mamme per far poco agli figli impertinenti. Ha un elfido per tutto, non ti attenti, è quercio, gli stracimano le gambe, spendono da una parte e il bugiaramme si arriva a fare la pacchia di parenti. Guarda lì che figura da alienice a fare Cristo in terra, cazzo matto imbottito di carne e di salsicce. Disse bene la serva dell'orefice quando lo vede in chiesa, ci hanno fatto un gran brutto strucchione di pontefice. Presidente, cioè un capo, diciamo oggi lo chiameremo di circoscrizione. E io ottavo personaggio, ma perché 14? Unifichiamo, riduciamoli a 7 la politica del risparmio, no? Togliamo una camera anziché due, così andiamo a risparmiare. Quello che aveva già pensato Pio VIII. Poi a un certo punto lui morì perché durò poco tempo e rifecero altri 14 presidenti senza andare a prendere da quelli che avevano continuato a pagare, ma ne nominarono altri, così da 14 erano 7, poi da 7 passavano a 21, per cavolo del lavoro per risparmiare. Ci legge la poesia Stefano. Risparmi. Vivendo, Papa Pio mise ugualmente a Roma un presidente più. Come fu morto lui, Papa Leone, ristrinse ogni Torioni un presidente. Ma li 7 scartati duramente, gli eseguitò a fa' dalla sospensione. Poi venne un altro Pio d'altra opinione, che rimesse quel che era anticamente. Però li 7 presidenti nuovi, lui non li ripiò da rilevati, e però stan tanti musi, oggi ce trovi. Non c'è meglio che quando si sparagna. E è così, da 14 pagati, mo sono 21. E ognuno di questi magna. Ci accompagna quest'altra poesia, piccola parentesi, erano candidati allora due grandi cardinali papabili, il Lambruschini conservatore e il Cizzi più progressista. Tra i due uscì fuori Pio IX, perché allora le grandi potenze europee potevano dare il veto su qualcuno, non era gradito a quella corte e quindi il Papa si faceva se non fosse sgradito o all'Austria o alla Francia o ad altro. Per cui Pio IX uscì fuori perché era quello che faceva meno danno. Scusatemi questa mia conclusione, ma purtroppo a volte succede così. Prendiamo meno peggio perché almeno non scontenta nessuno. Leggiamo ora da Cristiano la poesia su Pio IX, che era un papa molto bello, all'inizio era così.
e il Papa no. Che ce faresti? È gusto mio, fratello. Sui gusti lo sai, non ci si sputa. Sto Papa che morride, saluta, è giovane, è la mano, è buono, è bello. Eppure al genio mio si insemuta, sta più quel Papa morto, poverello. Non fosse altro per aver messo in castello, senza pietà, quella genia futura. Poi, ve pare da Papa sto paese, er d'acconto a prelati e cardinali, e l'usci a piedi e risica le spese? Guarda la sua cucina e il refettorio, so proprio un pianto. Ah, quelli bravi sciali, quelle belle magnate di Gregorio. Grazie. Candidato una sua carissima amica che stava di casa a Mollovante e per anni e anni, tuttora è rimasta a Mollovante. Non arrivò mai a Roma perché la moglie Mariuccia non lo voleva vedere con barba e baffi. Per cui è un Belli che è tutto partigiano. Questo Belli sugli eserciti del Papa ha scritto moltissimo. Il Papa non aveva un suo grande esercito, aveva un po' di giannizza, aveva le famose guardie nobili che erano i figli delle nobiltà di tutto il territorio che andavano a fare un servizio romano. Quando aveva bisogno il Papa di eserciti veri, chiamava o la Francia o l'Austria, come prima ci raccontava l'amico Gilberto. Però un paio di poesie vorrei farvi sentire sull'esercito dei Papi. Perché, dice Belli, che già una volta era un pacifista, già la morte ne fa tanti di danni. Andiamo perfino a fare la guerra, preparando un po' le morti. Questa era una filosofia che tuttora è vigente, ma che nessuno ascolta. Stefano ci legge gli soldati buoni. Gli soldati buoni. Subito un sovrano della terra, crede che un altro abbi dopo un figo, dice al popolo suo: tu sei nemico del daro e del re, fai la guerra. E il popolo, per sfuggire la galera, con qualche altra grazietta che non dico, pia lo schioppo e viaggia come un brigo che spediscono in Francia o in Inghilterra. Così, per i capricci di una corte, ste pecore ritornano alla stalla con mezza testa e le gambe storte. E con le vite ci si asciuga a palla, come quella puttana della morte, non vienissi da lei senza cercarla. Sono due persone che parlano tra loro. Belli era molto avvezzo a fare poesie in cui due o tre personaggi intercalavano il loro dire. Chiamo Fabio e Stefano per leggerci la poesia I soldati, o meglio, come diranno loro, Li soldati, in dialetto romanista. Li soldati. Dico, faccene grazia, sor Donzisto, lei queste cose di averle intese. Quando stava qua giù, tra le altre spese, manteneva soldati Gesù Cristo? Perché, dico, lei sa che il mondo tristo critica e affurbicare il suo paese, che a casa e per le strade e nelle chiese senza soldateria non si è mai visto. Figlio, dice, voi siete un ignorante e non sapete come i peccati hanno fatto la chiesa militante. Per questo il Papa i soldati sui, e se Cristo teneva i soldati sarebbe stato meglio anche per lui. Un papa che governò per tanto tempo e che aveva poco anche nel luogo della sua, tant'era che mangiava perfino da solo. C'è una poesia bellissima sulla cucina del papa e sulla sua cantina, in cui un signore va a visitarla perché è amico del popolo e vede tanta di quella roba, dice: ma chissà quanta gente ama il papa a pranzo, ci sono su santità, mangia sempre solo, perché il papa non poteva mangiare in compagnia, perché era qualcuno che stava sopravvivendo. E questo era Papa Gregorio, che quando morì lasciò al suo cameriere certo Moloni le bottiglie vuote. Le bottiglie vuote del vino che Moloni vendette fu una fortuna,
ne aveva talmente scolate tante che uno dei miei lettori non è una manzanetta, è un fatto vero, è storico. E questo Gregorio XVI, frate camaldolese, bellunese, venne anche qui a Sera San Pietro. Lascio la parola a Roberto Verri. Viva dal 1812, venne fino al 1844, la conosceva moltissimo, ma nei suoi diari, nei suoi viaggi, parla di Loreto sempre come luogo di transito. Non si sa se lui fosse andato a Loreto. Tant'è che in questa poesia che adesso vi presentiamo, parla di una località vicino a Roma, mi pare la Luisatella, che era una chiesa così come tante. E lui diceva che la Santa Casa di Loreto, che non appoggiava da nessuna parte, era la più grossa reliquia che ci fosse in Europa. Le altre reliquie erano un pezzo di lancia, un pezzo di spina, questa era una casa intera, sono molto numerosi. Per cui era molto diffidente, era diffidente perché sulle reliquie era scritto in tante. Addirittura, dico questa, a Roma, cioè, le reliquie cosa servivano? Perché la gente andava in quella chiesa a pregare perché voleva un particolare, una particolare grazia. Le donne romane che, a cui non veniva il latte, perché purtroppo non sempre la maternità porta anche il latte, andavano a pregare in una chiesa romana perché incisa sul marmo c'era scritto che in quella chiesa c'era conservata una boccetta del latte della madonna. Immaginate quale assurdità potesse essere, però il popolo ci credeva e andava a pregare lì. E lì lasciava qualcosa. Vi faccio leggere da Fabio è il viaggio a Loreto che Verdi non fa, ma che manda così qualcun altro a visitare. È il viaggio di Loreto. Io che fui con te alla Nunziatella a niente a visitare la Santa Casa per strofinare la Sacra Scudella. Sta coroncina d'ossi invece rasa. De fede è che per aria si rimasa, ma nessuno c'è degno di vederla. E un anno una regina ficcanasa c'è prezzo l'occhi, sì, che cosa bella. Beh, lì a Maria Santissima e nel mentre disse e ciancilla domine e il Signore gli mandò nella panza e il frutto sventre. Che tibide casa in quella chiesa, o va? Che se trovassi un muratore da farne un'altra per quanto lo pesa. I vetturani sono ancora quelli. I vetturani erano quelli con i cavalli, quindi per la volta parlo del 1840. Vai. I bolli dei vetturani. Lo sapevo che tutti sti galletti, dei gabbi e dei galline, ceste d'ova, vengono dalla barca, ma anche in giù. E sapendo, hanno altri poveretti. Per noi altri la grascia non si trova, le nostre non sono poche da guazzetti. Noi, un tozzo di pane e quattro aglietti, è sempre fame vecchia, fame nuova. Preti, frati, puttane, cardinali, monsignori, piegati e bagarini, ecco la gente che può fare gli sciali. Perché ste sette sorte d'assassini, come noi altri fossimo animali, non ci fanno mai vedere i quadrini. Partiamo con tre poesie significative, una di Macerata, una di Ancona e una in dialetto faunianese. La prima parla della guerra del 15 ed è significativa perché racconta come si sta in trincea. La seconda parla della settimana rossa ad Ancona, dove i carabinieri portavano un cappello che assomigliava all'incudine reale, la terza su Fabriano. Quindi la parola alla guerra del 15, in dialetto maceratese. La guerra del 15. La guerra del Licea, se non lo sai, è da sputarci sangue, credi a me. Da Dio, dentro alla fossa, tu ci stai, ma cambi come un morto a cemetere. La tendo, ma ogni poco i cacchi assai. Spettendo una granata o un strappenè, quando scappi dall'assalto vai, si incasa il peni, e
E beh, non ci dà bene. Per occhi e pugi sempre che scapota, te gratti, pensi a casa e te cercori, ma devi via l'assardo, ma no, e speri del mare ferito, allori, se una varella te la sono accosta e all'ospedà te porta, ne vedi fuori. Il sasso de Villa Rossa. C'era una volta un sasso ammaestrato che era il più bello sasso traditore che in tutto il mondo ci fosse mai stato. Una sera, basta di, che c'ebbe il cuore del sompare muraio di Villa Rossa e dei sbregali in cudine reale di un biro che era dispensato per quella fossa che gira fino a sotto l'ospedale. Portato il sasso fino in tribunale, si scoprì che era invece un calcinaggio inventato dalla solita canale. Per fortuna che non è andata male, che se il biro è passato da cagnaccio, e il governo gli ha dato la medaglia. Mi sono presentato prima Fabio Pacelloni di Macerata e adesso Katia Bacuste di Tutta Montana si sforza di leggere in dialetto pavlianese. Su abbiamo messo la traduzione perché queste poesie sono state scritte 100 anni fa, per cui il dialetto ha avuto un'evoluzione e quindi non è facile capirle anche se sono cittadini vicino alle nostre. Prego, Katia. La settimana roscia, 8-14 giugno 1914. Avanti al bozzo soggito e alla stazione, e ho visto per Crista lo stravede, tutto sfasciato, quel rivoluzione, ombra d'anima viva non si vede. Personal da cuscine il campanone, qui qualcosa di grosso alla succede. Domandavo a testa un capoione. Sotto, ragazzi, un'armalete a sede, malitto dall'arrecchia cagioletto. La Repubblica lì nel medesino ci sta già, da non presto me l'aspetto. Invece arrivò più duplo doncino, poi fu morto, fatto dal picchetto. E il caporione scappò per San Marino. Grazie. Scrisse diverse poesie sulla Prima Guerra Mondiale. Io mi riservo alla fine di chiudere questo incontro con la Dina Nanna, che poi fu un cavallo di battaglia più grande del cantautore romano. Noi ve la faremo sentire metà recitata e metà cantata a conclusione di questa serata. Andiamo avanti, purtroppo tagliando i tempi, con tre poesie di ogni entità. Tre poesie su Macerata, tre su Ancona e tre su Cupola Montana. Cominciamo con Macerata e andiamo avanti. Questo signore è illustra, andiamo avanti anche con le cose. Questo è il libro sulla Grande Guerra che racconta le 48 poesie di Ettore Bisano. E questo invece è un soldato che dalla trincea scrive. Perché prima vi leggeremo una poesia che è intitolata Perché? Perché per coloro che volevano intervenire in guerra si chiedevano perché l'Italia ancora alla fine del 14 non fosse stata in guerra, mentre gli altri già stavano combattendo. La parola a Fabio Pacelloni. Perché? Se avanti tutti quanti di paese, tedeschi, d'Inghilterra, di serbiani, greci, di turchi, mori, di francesi, sulla mente sta fermi gli italiani. Se potria sapere lo come e lo perché? Anche le pietre nostre della via cama l'Italia belle, resplendente vole, e fra tutte l'altre che essa sia la nazione più forte e più potente. Invece sta a vedere, ma chi lo sa perché? Dice che siamo poveri e pezzenti, ci tratta di affamati e di indulieri, ci tratta di briganti, di guerri, anche di più puzzoni degli stranieri. Non stiamo a sedere. Mi dici se perché? Ne ha visto tutti e faremo vedere che c'è la proletaria che ha coraggio, che ha grande tanta forza e tanta fede da scoronchiarli a tutti i vantaggi.
te, ma può sapere perché. Tutti pronti per l'assalto, Trieste e Trento aspetta, e quelli posti sa che Simono Mandri, che arrivati gliel'ha fatto vedere Simo Tosti. Sta dimo fermi. E beh, si capisce perché. E degli arrivo, ma per lui diritto che quando ci sarà per la vittoria non resterà per lui manco un sito, solamente lo scatto della gloria. Questo sarà vedere. Perché? 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 Grazie. Fabio Di Magari, perché ci legge una poesia di una lettera che un soldato manda a casa. È un soldato che probabilmente non sa scrivere, quindi tenta la lettera, perché continuamente c'è un caro padre, come se ogni volta facesse mente di quello che deve dire. Si trova al di qua della vallata di Cortina d'Ampezzo e quando sento dire Cortina, in dialetto maceratese, Cortina è piccolo terreno. Non sa che Cortina invece è una cittadina che è in terra austriaca. Ve la facciamo leggere in tutte e due i brani, primo e secondo, perché si capisce poi anche che fosse contadino quando chiede al padre se la vacca ha fiato o meno, e poi dice: qua su in montagna ci sono certe vacche che, siccome non erano come le marmigiane che lavoravano i campi e erano solo da cucire, avevano certe poppe che non finivano più, altre che quelle del Biscio. Biscio sarebbe stato un capiscione di macerata. Prego, allo padre. Allo padre, caro padre, 28 di sto mese, io non saccio lo stato. Stamattina io discorso con una contadina, mi ha detto: so italiana tirolese. Caro padre, e mi disse buon borghese, che anche per quelli punti si cammina, e dentro una gran conca c'è Cortina, che invece di un terreno è un paese. Caro padre, quassù se sta bene a moglie, se vi visti ci sta certe mongane, che quelle le uscirò e gli incalone. Caro padre, se vede, la metraglia va tritendo la spiga e per le piane su che campo c'è ma sulla paglia. Allo padre, caro padre, la guerra è crapicciosa, se ne senti a parlare mette paura, ma quando stai là in mezzo è curiosa che pare proprio una smentionatura. Fischia le palle? Ma chi se ne cura? Te schioppa la granata e fa la rosa del pulito e l'autunno? Adesso sicura che se corre a vedere se ha fatto cosa? Caro padre, la guerra ha lei chi ha spasso, perché sarà magari l'aria fresca di tutte queste montagne, io me c'è il grasso. Caro padre, tralasso, ve li mando la vigilizio che ve la rete con la pronta risposta come e quando. A Semo scriverete se la vacca ha figliato, a Gallia tanti saluti dalla parte mia, e l'indirizzo uscia al soldato Vincenzo Cannafoglia, Settimo Fandaria, viva Savoia! E viva Savoia ricorrente in tutta la corrispondenza, anche più di così evitava la censura. Tralasciamo l'ultima poesia e andiamo a raccontarvi un pezzetto di quel grande libro che ha scritto Duilio Scarpari, lo vedete qui raffigurato, poeta napoletano, quello che ha scritto nel Vangelo di Minona, tanto per capirci. E abbiamo preso un brano, cioè abbiamo preso tre poesie della trilogia che lui scrive, quel Mazzolini di Fiumi. È la storia di due soldati bersaglieri in bicicletta che si ritrovano in montagna, sono due amici ancoretani e adesso ve la racconterò man mano. La prima, questo è l'uomo di Ancona che ha subito il bombardamento il 24 maggio del 15, il primo giorno di guerra, e qui andiamo a leggere invece che cosa succede di questo drappello di bersaglieri in bicicletta che si scontra con il nemico. Prego, Renzi.
davo de ma ai moschetti e giù bruciati. Non si sentiva più a tremare la foglia, porca migliaia, ammazzataggia voi, adesso in dove non lo senti a fare. Passano un quarto d'ora, ci aveva preso noi, fago, ragazzi, la storia si è sbagliata. Quando vagato mio, come fai gatti, li vedevo a strisciare verso una roia, sono un papo in piedi col pugnale tra i denti, non si sentiva respirare un respiro. Sparando in primi, dico, e guarda chi scava, ci seguo, ecco i vasti sacramenti. Defatti, dopo un lampo del mio tiro, fuoco, tappù, e spara che ti spara. E questo, chi racconta è Ferreto, figlio del Bomba Bona, quindi il soprannome è tutto un programma, che si incontra con Titi del Bello, che invece, avendo studiato, era ufficiale. Questo è l'incontro tra i due. Mi sono inteso, lo sfiorava il sangue sui facci. Stavo impalato dritto sulla tenti, ma è fissato con gli occhi così attenti che, dico, questa è stata una minaccia. Lui ci incigava un sigaro in tre denti, salse in piedi, sedette faccia a faccia. Avete avuto una gran bella audacia per salire, vi faccio i complimenti. O dice, vi propongo a caporale per ora, spero vi farà piacere. Signor sì, poi vedremo il generale. Del resto, dice, date qua la mano. Sono contento che siete per salire, sono contento che siete con l'età. Quando parte lascia una fidanzata che si chiama Rita, è una ragazza di cui lui è innamorato, però è un po' di tempo che lei non gli scrive più. E lui, in mezzo alla battaglia, pensa a lei e piange lacrime amare. Prego. Era brutto per loro. Stavi in guerra, sputavi sangue con la morte al fianco, pensavi a via Maria, figurati, manco per la mia. Ma ricordo che la sera sta a Giaggio in tre o quattro anni in zaina terra, sopra l'erba. Da lungo un fumo bianco. C'era un tiro da poco, un tiro stanco sul piave. Non pareva che fosse guerra. I compagni cantavano sottovoce col mazzolino di fiori. In su svampava. Pareva il sogno, stavo zitto io solo. Ma in tre orecchie sentivo una voce, fefe. Aveva Maria che mi chiamava, oh, mi sono messa a piangere come un fiolo. Mi racconto veramente il finale che è purtroppo tragico. I due continuano la guerra, una sera si trovano a buttarsi su un prato pieno di sangue dopo un grosso combattimento. La mattina Fefè si sveglia, trova accanto a lui l'ufficiale, e era diverso, lo gira ed era morto. Allora gli apre il colletto per prendere la medaglia per la identificazione. E insieme alla medaglia c'è un po' di immagine. Apre questa porta immagine e l'immagine è di Rita, la sua fidanzata. Immaginate il dolore di questo uomo e la disperazione, ma la guerra è guerra. Si carica l'amico sulle spalle e lo porta nelle reti. E questo è il grande brillo di allora. Un applauso a Duilio Donando. Passiamo alla poesia un pochino gioiosa, satirica, se vogliamo, di Cupra Montano. Due grandi poeti, Bonci, Luigi Capogrossi Colonisi. La prima è il racconto di un assalto alla baionetta. Sentite quanta forza, anche qui, c'è il grido famoso del libro Savoia. Vai, Katia. Attacco alla baionetta. Piomba bombe il cannuso maledetta trincea dei tedeschi e ci consente, s'accaverà che i sassi e tutta gente come rana quando si sbacchetta. Lo sparo più, subita, senti la stretta a cuore. Oh, mamma mia, è un tenente che sgappa.
non si pensa più a niente. Tecchio, tutti su cavallo netta. Nudo feroce, proprio da leone. Savoia! Per il lume di vedere e via di corsa. Mazza, crepa ciò, to de scaccio, pigliato, piglia su, fruttucato, state zitto. To, a te, to, tacca, fuglia, porco vigliacco. Sulla guerra, e c'è un personaggio di Bruna Montana che viene chiamato con un nome di disprezzo, un pesce cane, di quello che non guarda in faccia nessuno. Cambia della parola. Un pesce cane. Prima nessuno guardava per noi, era un po' romo e non valia un quadrino. Un soldo prima doveva far vedere quando volia via un soldo di vino. Male, la guerra ha fatto tanto bene, ha brogliato, ha zigato in cucina, con la sola, con granaggi e con pochie, che in 3-4 anni ha fatto 1 milioncino. Se un figlio gli fa tutti dei cappelli e marcia in automobile, e si dice che ha spiso 1000 scudi per anello. A moglie non si sa quanto è felice, ce va gonfia a braccino, e per averlo sempre vicino, l'ha visto anche il convince. Diamo questa breve rassegna con una poesia sarcastica. Un soldato che torna a casa in licenza e racconta del suo caporale, che è un tombone. E ce la sentiamo raccontare da qui. Un caporale. Quando fece un soldato, Maccadì, da beppe il caporale entrambi in chiù. Per coglionare un giorno gli andai a dire: io vorrei a caporale una spiegazione. E lui mi fece: beh, te sto a sentire. E gli dissi: sì, per combinazione, io dicessi che a te manco capì, e lui te manderia dritto in prigione. Ma se io lo penso senza dirlo a capo, allora non potrei fare quello, perché via testa tua non posso stare. E beh, risposi, caporale, beh, non ti dico che tu si imbarba a capo. Ma penso, di una boccia fra di me. Grazie di Mamma Leggero, perché ci legge la poesia di Trius, e intanto gli alpini si avviano verso casa. La lascio così come sfondo a questa poesia che viene per metà letta e per metà cantata dal coro che in chiesa canta delle altre canzoni sante. È una combinazione, la musica della canzone è di un grande cantautore romano che si chiama, non mi ricordo come, Baglioni, Claudio Baglioni. L'avrete forse sentito, e io qualche volta ce l'avevo di ancora. E con questo poi chiudiamo con un grande applauso a tutti gli attori dopo che vi hanno fatto sentire questo. Ninna Nanna di Natale. Ninna nanna, nanna ninna, il buvetto vola in sinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello, Guglielmone, che se mette a quei colori. Guglielmone, c'è coperte, che se regge con le zeppe. Le zeppe, con il pelo, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, nanna ninna. Thank you.
domani rivedremo i sovrani e se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini che fra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali. E riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro, per quel povero coglione risparmiato dal cammino.